John Bourne, raga, John Bourne, e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi inizio a registrare che manca qualche minuto, ma perché la partita è stata praticamente a senso unico, il Bayern Monaco ha distrutto la Lazio in tutto e per tutto. C'è stato qualche spunto, adesso ne parliamo, gol della Lazio, rigore, qualche occasione, parliamo di tutto. Però oggettivamente, raga, sto Bayern Monaco è troppa, troppa, troppa roba. Questo Bayern Monaco è troppa troppa roba per tutti. Ne parlavo prima e mi stupivo perché dicevo, cioè cazzo, ma nel senso sì, ovviamente il Bayern Monaco è molto più forte della Lazio, non è che dobbiamo aspettare stasera per scoprirlo. Però, cioè, la Lazio è una squadra che poi in Italia non è che tu vai lì, vinci, ciaone, no, comunque devi giocartela e molto spesso, non dico che ne esci con le ossa rotte, però potrebbe capitare che tu ne uscissi con le ossa rotte, quindi nel senso è comunque una big italiana. E succede che poi ospita, perché si giocava a Roma, il Bayern Monaco, e regà, e fine primo tempo stavano 0-3. Poi nel secondo tempo sì, il Bayern Monaco ha risegnato, anzi ha fatto il 4-1, si sono un po' abbassati i ritmi, assolutamente sì, il Bayern Monaco ha anche tirato un pochino il freno, un pochino decelerato, forse ha tenuto un po' le... che poi non me l'aspettavo in realtà, perché oggettivamente il Bayern Monaco è una squadra che non si ferma mai. Infatti quando ho visto 3-0 a fine primo tempo ho pensato che avrebbero preso un'ennesima goleada, come era successo a noi, ho detto pure la Lazio oggi prenderà una goleada, palesemente, perché il Bayern non si ferma mai, il Bayern se te ne può fare 14, te ne fa tranquillamente 14, a loro non gliene frega nulla. E per questo ho detto, ho pensato, vedrai che comunque adesso finirà in goleada. Poi la Lazio più o meno l'ha riaggiustata, però credo che se la Lazio dovesse essere eliminata, e penso, insomma, davanti a questo risultato che sarà eliminata, perché ad oggi finisse così, stanno 1-4, non basterebbe non basterebbe lo 0-3, ragazzi, 0-3 non basterebbe, quindi capite bene che ci vuole un mezzo, no, ci vuole un miracolo, più di un miracolo, e credo che impossibile che avverrà. Ecco, diciamo che è tutta colpa della Lazio, perché oggettivamente tu non ti puoi nemmeno permettere minimamente di fare quell'errore lì sul retropassaggio di Musacchio. È un errore che pesa tantissimo per la Lazio, tantissimo pesa quell'errore di Musacchio, perché è un errore che ti condanna, ok? Già il Bayern Monaco segna da solo, già Lewandowski segna da solo, già Lewandowski segna più di qualunque altro calciatore al mondo. In più ci metti anche che la palla gliela dai te, allora insomma dimmi che te vuoi ammazzare. Almeno c'è chiaro a tutti. Ovviamente Lewandowski supera Reina, spara in rete. Poi il secondo gol lo fa questo giovane promettente di cui tutti parlano e che si sta parlando. Anche là, però, secondo me c'è qualche problema difensivo della Lazio. Troppi buchi dietro. Io credo che avrebbe dovuto fare più attenzione. Certo, la Lazio ha pensato di giocarsela a viso aperto. Sapete qual è il problema? Che io penso che quando tu affronti il Bayern, comunque vada, esci male. Nel senso, se la Lazio avesse fatto una partita più conservatrice, probabilmente avrebbe perso uguale. 0-2, 3-0 da loro, avrebbe perso uguale. Ha fatto una partita più a viso aperto, se l'è giocata. Ovviamente, sicuramente i tifosi se lamenteranno di Inzaghi che ha fatto una partita più a viso aperto e che se l'è giocata. Però, regà, tanto che devi fare? Sì, quando ti apri col Bayern Monaco rischi di prendere la goleada. Oggi nel primo tempo il Bayern ne poteva fare 7, ma anche nel secondo ne poteva fare, non dico altrettanti, però fino ad adesso ne poteva fare altri 2-3. Va detto anche che comunque la Lazio le sue occasioni ce l'ha avute. Ecco, diamo meriti anche alle squadre che meritano un minimo, ok? Probabilmente c'era un calcio di rigore, non ho capito se era dentro o fuori alla fine. Attenzione che la Lazio ora sta attaccando. Che tiro de merda, mamma mia, no, niente. Stavo dicendo, secondo me quello era un calcio di rigore, perché comunque mi pare che il contatto sia dentro l'area o comunque sulla linea. Per chi non lo sapesse, la linea conta come area di rigore, quindi se ti fanno un fallo sulla linea è calcio di rigore. Detto questo, però la Lazio deve fare parecchio mea culpa, perché su quell'occasione lì, chi è? Milinkovic-Savic, mi pare fosse Milinkovic-Savic che sotto porta la spara fuori, ma come fai a tirare fuori? Io capisco, allora, se avessimo parlato di Milinkovic-Savic che tira addosso in bocca a Neuer, io ti dico, vabbè, sentimi, ma è Neuer, ok? Quindi magari lo hai temuto, magari si è messo bene, si è posizionato bene lui, magari è stato bravo, magari tu ci hai avuto paura, come ti pare a te? È Neuer, vabbè, ma tira fuori, insomma. Mi sembra una sprecata, mi sembra una cazzata. La Lazio che poi effettivamente sul 3-0 il gol lo fa, lo porta a casa, lo porta a termine, e il gol serviva anche per dare un po' di umore. Credo che quel gol sia servito un po' come tappo, nel senso che poi
Che poi la Lazio ha detto, che poi la Lazio ha detto così ci fermiamo, nel senso il Bayern Monaco ha fatto due passi indietro, ha visto che anche la Lazio poteva essere offensiva, che anche la Lazio poteva far gol e quindi adesso sostanzialmente la sta gestendo. Diciamo che domani Atalanta-Real Madrid sarà una partita diversa rispetto ad oggi perché secondo me il Real Madrid comunque ha dimostrato di avere delle falle e l'Atalanta è imprevedibile, però oggi secondo me c'era troppa distanza, troppo distacco, lo dico tranquillamente da romanista, intanto Suarez e Rudiger se stanno a appiccicare, lo dico e continuano ad appiccicarsi. Intanto Mendy dicevo te devi levare Suarez e gli va dietro. Guardate, Suarez gli va dietro. E l'arbitro gli dice a Suarez: via qua, mo munisce tutti e due. Che stava a dire? Oh, c'era troppa differenza, raga. Direttamente quando la Lazio ha pescato il Bayern Monaco, ho detto: manco il migliore dei miracoli, secondo me. Potrebbe permettere alla Lazio di eliminare il Bayern Monaco. Regà, era impossibile. Secondo me era impossibile. Bayern Monaco ingiocabile. E non dimentichiamoci che il Bayern Monaco ci aveva anche qualche mancanza. Non tantissime, non tantissime. Ci aveva un paio di giocatori, da quello che ho capito, che gli mancavano. Tant'è che qualcuno di giovane è sceso in campo. Anche se poi l'ossatura e i titolari c'erano tutti. In generale, questo è un po' il problema delle squadre che nel proprio campionato fanno bene, ma che sai tranquillamente, sai benissimo che non hanno l'ossatura da squadra che può arrivare in fondo in Europa. Cioè, la Lazio oggettivamente, parte Acerbi, poi il terzo gol era il terzo, mi pare di sé, buttalo dentro da solo. E lì non penso se possa dire che se non la prendeva lui, la prendeva quello dietro. Oggettivamente, se Acerbi se fosse levato, l'avrebbe presa quello dietro. Però lì, secondo me, Acerbi aveva anche la possibilità di buttarla via. Non è stato pronto, gli è rimbalzato male il pallone, se l'è buttata dentro da solo. Sì, ma è stata praticamente non lo so, una sorta di caporetto. Cioè, la Lazio ha preso gol su gol, sembrava veramente dovesse andare tutto a senso unico. Già tanto che si sono fermati, o già tanto che la Lazio li ha fatti fermare. Questo è già qualcosa. E poi volevo dire un'altra cosa, ma mi sono scordato. Stavo parlando adesso. Sul fatto che quando queste squadre italiane che comunque in Italia fanno bene perché anche stessa Atalanta però l'anno scorso ha fatto un mezzo miracolo e vediamo domani come andrà però tipo la Lazio leva Acerbi che comunque è fortissimo dietro non c'ha sti fior fior dei campioni ok dietro la difesa della Lazio è rimaneggiata ma non perché gliene sono rimasti pochi ma proprio perché secondo me l'investimento fatto nella squadra ha visto poco la difesa ne parlavo qualche giorno fa con un mio amico laziale e gli dicevo guarda non ho capito l'acquisto di Muri ma poteva anche arrivare e fa 30 gol, cioè 30 gol erano tanti, quindi lì l'avrei capito. Poteva anche arrivare e fare 8-9 gol, 10 gol, 11 gol. Sì, ma non l'avrei capito ugualmente, perché comunque tu il vice Immobile ce l'avevi, era Caicedo e segnava comunque abbastanza. Immobile titolarissimo, ce l'avevi e ti segnava tantissimo, secondo me la Lazio avrebbe dovuto investire dietro. Gli ho detto anche se tu avessi speso 30 milioni per Kumbulla, come abbiamo fatto noi, e poi se fosse rivelato un pippone, comunque è una cosa che capivo, perché tu andavi ad investire sul reparto dove dovevi investire. Ora che Luis Felipe diventerà forte sono d'accordissimo, ma Luis Felipe secondo me dovrebbe essere il terzo a livello di qualità di un pacchetto che va a giocarsi un ottavo di finale con il Bayern Monaco. Poi ripeto, con il Bayern Monaco secondo me escono tutti dalla prima all'ultima, passando dalle nostre prime due del campionato, quindi Inter e Milan, ma anche la Juventus secondo me col Bayern Monaco uscirebbe, poi magari ne riparleremo se più avanti le affronteranno. Spero per loro che il Bayern Monaco si auto-suicidi prima che possa beccare la Juventus stessa, perché secondo me in generale con il Bayern Monaco escono tutti. In ogni caso la Lazio i suoi tiri ce li ha avuti, nel senso se poi andiamo a vedere alla fine, ora non so quanti ne abbia fatti, ma secondo me una decina ne ha fatti. Cioè la Lazio secondo me se l'è giocata molto molto bene. Sì, molti tiri erano campati in aria, nel senso erano un po' storti, un po' andavano fuori dalla porta ma de tanto, oppure erano tiri che si sapeva non sarebbero stati indirizzati verso la rete di Neuer. Però in ogni caso comunque qualcosina ha creato. Detto ciò, il risultato è comunque molto molto ampio e la Lazio perde, per il momento sta perdendo 1-4. Poi se ne dovesse prendere altri, comunque il filo sarà sempre questo, tanto il concetto è quello, cambia poco, sinceramente dire vabbè, ha perso 2-4, ha perso 1-5, anche 2-4 ci vuole un miracolo, perché poi di andare lì a vincere 0-3, se vince 0-3 lì io alzo le mani e dico bravi voi, però insomma, sinceramente mi risulta abbastanza impossibile. Detto questo, fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto. Adesso noi ce ne andiamo su Calcio Totale, sulla piattaforma Viola, per parlare di questa partita, della partita del Chelsea con l'Atletico Madrid a Madrid al Wanda Metropolitano. E come ospiti ci saranno Giuse 360 e Alfreds. Quindi mi raccomando, veniteci a seguire. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, a questo qua qualora non l'aveste già fatto. Iscrivetevi anche al mio secondo canale, SicWolf 2.0, dove ogni giorno porto video simili a questo. Quindi se non li trovate qua, li trovate là. Buona serata, come sempre. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.